Si è aperta in Germania la conferenza dei donatori dell'Ucraina. La presenza del presidente Volodymyr Zelensky. I danni causati dall'invasione russa sono enormi. Una questione che si affronta martedì e mercoledì a Berlino, poi al G7 in Italia da giovedì. Tutto in vista del summit di pace, ma che tale non è senza Mosca, non è invitata in Svizzera nel fine settimana. Die Ukraine geht den Weg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich gewählt haben, demokratisch, in Freiheit, in Europa. Diesen Weg gehen wir mit euch, lieber Volodymyr. Und deshalb arbeiten wir heute in Berlin weiter am Wiederaufbau einer starken, freien, europäischen Ukraine. Hallo. Già nel 2023 a Londra i governi alleati di Kiev si erano impegnati a finanziare il futuro e la ricostruzione dell'Ucraina. Our focus is very much on early recovery and reconstruction. And as you can imagine, with millions of people displaced and millions of people being refugees, the importance of helping Ukraine and its economy to continue to function, to provide employment and incomes remains a top priority. Si tratta però di un tema delicato anche a Kiev, dopo le dimissioni del ministro per la ricostruzione e del capo dell'agenzia nazionale creata a questo scopo.